perché non volevo stare. Sì, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io dirigo in processione per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio, riduce il vescovo e il capitolo cattedrale. Da lì partiremo liturgicamente per la cattedrale, per la celebrazione della Santa Messa alle ore 19. Sant'Antonio è conosciuta e pregata anche da quelle di altre esperienze religiose. Quindi noi viviamo questi tre giorni di grazia affidandoci alla protezione di questo santo. Anche il padre provinciale da un saluto e poi... Aversa è la prima città che ha una chiesa dedicata a Sant'Antonio, quindi questo l'ho detto, mi sono ricordato. La presenza di Sant'Antonio è segno della benedizione di Dio. Approfittiamo in questi giorni per invocarlo, per pregarlo, perché attraverso Sant'Antonio il Signore operi nelle nostre vite, nelle nostre famiglie. Quella di Sant'Antonio è particolarissima perché prepara al 13... alla comunità, forse tutto il territorio. La città di Aversa è, come vediamo, tanto un popolo che si mobilita nelle occasioni della chiesa che chiama, e l'occasione di questa sera è ancora più partecipata, più sentita appunto per questo sentimento di grande partecipazione che ha l'appuntamento del 13 di giugno. Ci prepariamo un poco tutti spiritualmente per quella data, perché appunto il santo dei poveri, il santo della carità, ricordo mia madre, ricordo i miei genitori, il legame antico, mio fratello si chiama Antonio appunto per devozione a Sant'Antonio, ma voglio raccontare le mie esperienze personali, sulle esperienze probabilmente della comunità di Aversa, di terra di lavoro, dell'intera comunità, dell'intero nostro agroaversano. Quindi siamo qua questa sera con grande senso di partecipazione e naturalmente, come in tutte le altre circostanze, ribadiamo il senso di questa cittadinissima Aversa che in tutte le occasioni con il suo popolo segue la chiamata della Chiesa. Grazie. 200 anni custodiamo le reliquie del santo, il suo corpo, la sua memoria. Siamo lieti di portare in mezzo a voi Sant'Antonio nel segno forte delle sue reliquie, che è il nostro segno di gioia nel momento in cui si consegna la reliquia ai nostri frati di Aversa. Ci prepariamo alla processione recitando insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei pitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.